L'estate a Miralfiore si preannuncia piena di colori. Dal 6 al 16 luglio torna Circo e il Grito per la quinta edizione di Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo organizzato da Comune di Pesaro insieme a AMAT. Stupore, riflessione, giocoleria comica e poi ancora spettacoli muti, acrobati, clown equilibristi, musicisti polistrumentisti. Tutto questo accompagnerà il pubblico per ben 25 serate in un viaggio astratto dove realtà e magia diventano una cosa sola. Dal 19 luglio fino al 9 agosto si continua con Miral Teatro d'Estate, 15 serate di spettacolo organizzate sempre dal Comune di Pesaro e AMAT insieme a Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica Gioacchino Rossini, Colo Filarmonico Rossini, Teatro Accademia, Ministero della Cultura e Regione Marche. A dare il via con la prima serata ci sarà il primo concerto della cantante pesarese Maria Antonietta e si continuerà con personaggi di spicco nel panorama italiano, il 22 luglio con Nino Frassica, il 28 luglio Harry De Luca, per poi godere di un sapore internazionale con il concerto di Benjamin Clementine, poeta e cantautore inglese, il 1 agosto. Poi ancora Enrico Loverso ci porterà nel grande classico di Platone con l'Apologia di Socrate, che rifiuta di salvarsi la vita pur di continuare a sostenere le proprie idee. Per concludere, il 9 agosto Nicola Piovani, accompagnato da altri 3 musicisti, si esibirà con uno spettacolo autobiografico in cui il pianista condividerà esperienze, ricordi e aneddoti ripercorrendo la sua carriera condivisa anche con Benigni e Fellini.